Eccomi! Uffa, accidenti, mancato! Ecco, fammi provare! Ah, buh, anche io l'ho mancato! Devo solo mirare! Non dovrebbe essere così difficile! Oh, che diamine! Guarda cosa sta facendo! Ah, sta disegnando qualcosa su quell'opera d'arte! Non va affatto bene, oh no, l'insegnante è qui! Eh? Cosa sta succedendo qui dentro? Ah, che fine ha fatto quell'opera d'arte? Ora basta! Poteri dell'arte a me! Wow, non può essere, guardaci! Aspetta, del rossetto? Ups, scusami, posso aggiustarlo? Ecco! Molto meglio! Qui è molto meglio dell'oceano! È difficile abbronzarsi laggiù! Cos'è questo odore? Ma è cacca? Guarda quanta! Va da questa parte! Ma chi può essere stato? Beh, gli serve una visita dal dottore! Non finisce più! Devo vedere dove porta! Credo di esserci quasi! Il percorso termina qui! Ma cosa... Emily? Non è come sembra? Sembra che tu stia mangiando cacca! Aspetta, posso spiegare? Guarda, cosa? Non è vera cacca, vedi? Ciao ragazzi, taglierò questo impasto per biscotti in sezioni quadrate. Poi aggiungo il colorante alimentare, usando colori diversi. Poi lo impasto bene. È incredibilmente rilassante. Ora ne faccio una lunga salsiccia. Proprio come queste. E farò lo stesso con gli altri. Devo solo renderli dello stesso spessore. Ok, li allineo uno accanto all'altro e poi li attorciglio. Come faccio con i capelli? Ta-da! Biscotti a forma di cacca di unicorno. Ma devono essere cotti, quindi li metto in forno, dove li lascerò per 20 minuti. Hanno un buon odore. E sembrano perfetti. Proviamoli. Saranno buonissimi. Ah, ora capisco. Che sollievo. Provane uno. Grazie. La tua cacca è deliziosa. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Ok, sei pronta, Ashley? Posso cominciare io, per favore? Certo, vai pure. Grazie, è davvero emozionante. È uscito il coniglietto, vedi? Sei seria? È il gatto. No, non è vero, è il coniglio. Fermati. Sei cattivo. Seguo soltanto le regole. Se vuoi giocare in questo modo, allora fatti sotto. Molto bene, cominciamo. Mi sono allenato tutta la vita aspettando questo momento. Vieni da me. Oh, il mio naso! Devo fare qualcosa. Ecco qui. Mi arrendo. Oh, dammelo, guarda un po'. Disegnerò alcune S sul foglio. Poi le unisco. Verrà fuori una cosa carinissima. Passo a disegnare i volti sorridenti ed eccoli, un coniglio e un gatto. Secondo me hanno bisogno di un po' di colore. Sembrano così felici. Fare questo disegno è stato facilissimo. Quasi fatto. Justin, guarda qui, si stanno abbracciando. Ehi, è un gatto, è incredibile. Oh, è così carino. Wow, questa è davvero incastrata. Sembra gommosa. Oh, oh. Ciao. Ellie, prendi posto. Oh, ok. Non guardarmi. Sembra amichevole. Questo colore mi dona. Ciao. Ok, ragazzi, aprite il libro. Devo proprio. La lezione di oggi sarà interessante. Sì, immagino. Adoro i suoi quaderni. Meglio prendere qualche appunto. Lo so, ho una penna carinissima. Mi piacerebbe avere delle cose carine. Le mie sono così banali. Non è giusto. Che succede laggiù? Aspetta. Qual è il problema? Vorrei una penna come la sua.
fammi dare un'occhiata. Sì, è una bella penna. Forse ti posso aiutare. Davvero? Migliora le tue penne con questo trucco. Rimuovi le parti della penna. Riempi l'involucro con la colla. Non fare pasticci in questa fase. Dovrebbe andare. Ora versa dei brillantini. Rimetti l'inchiostro. E avvita il pennino. Mai più penne banali. Che te ne pare? Wow, guarda! Manca solo l'ultimo dettaglio. Oh, com'è carino! Grazie! Un momento. Ora mi sento più a mio agio. Wow, com'è elegante! Questi li prendo io. E li butto via. Ti serve una sistemata? Mi sento proprio vivo. Come ha fatto? Non importa, sono bellissima. Lei è il mio prof preferito. Ho solo fatto il mio lavoro. Sono uno schianto. Cosa? Wow, mi piace il tuo nuovo look. Oh, ho una cosa per te. Per me? Davvero? Grazie, amiche. Selfie. Adoro questa classe. Oh, devo cambiarmi. Quindi la lezione di oggi... Wow! Cos'è stato? È stato troppo divertente! Sono felice che ti stai divertendo. Nessuno se n'è accorto, meno male. Voglio che disegnate una banana. Ok, fatto. Questo sarà semplicissimo. Le banane sono facili. Ora la capovolgerò. Ma non è giusto. Che cos'ha che non va? Non dovrebbe esserci una presa qui. Sabotaggio! Ops, scusa, devo disegnare una banana. Questo sarà semplicissimo. Farò una cosa artistica. Oh, è fantastica! Adesso mi serve il giallo. Riempirò tutte le sezioni. Vincerò sicuramente questo round. Sembra realistica, sì. Userò un giallo più scuro per la buccia. Non devo avere fretta. Voglio farla bene. Non voglio sbagliare. Ah! Finito! Dai, è venuta troppo bene, lo sai anche tu. Non parlo più con te. Qualcosa non va? Non sabotarmi più, ok? Ok, concentrati. Devi battere essi. Il contorno è fatto. Adesso faccio la banana. Forse dovrei farlo come professione. La casa dei pancake di Cheryl. Piuttosto figo. Aspetta, devo concentrarmi. Quasi fatto. Wow, mi piace. Eh sì? Dai, forza! Ehi. Ta-da! Questa è dura. È un pareggio. Ci sto. Ben fatto. Wow. Non sospetta di nulla. Che bella dormita. Che ore sono? Oh no, sono in ritardo. Non ho neanche il tempo di prepararmi. Ah! Devo fare in fretta. Oh, so cosa fare. Speriamo funzioni. Wow, più in fretta di così non si può. Ti ho lasciato a bocca aperta, eh? 1, 2, 3. Vediamo. La conchiglia blu. No, adoro i gattini. Abracadabra. Dai. Ecco. Oh, ma come ha fatto? Chissà che cosa c'è qui. Una moneta d'oro, wow, prova tu, dai. Non me lo faccio ripetere. Forse ho trovato qualcosa. È un vero micio. Oh, ma guarda quanto è carino. Secondo te come si chiama? Chiamiamolo Marshmallow. Bel nome.
Ma intanto io che ci faccio con questa? Ci sono! Ci disegnerò un gatto tutto mio! Basterà disegnare un semicerchio così e tutto il resto verrà da sé. Vedete? Sta già prendendo forma. È incredibile cosa si può fare con poche forme basilari. Un po' di colore così, solo un paio di tocchi in più e fatto! Sei bellissimo! Grazie per la moneta! Chi è il mio bel gatto? Marshmallow! Ma non hai disegnato niente! Ero distratto! Mostratemi le vostre creazioni! Oh, accidenti, che figuraccia! Miau! È bellissimo, vero? Oh, è carinissimo! Grazie! Oh, Brian, ti serve ispirazione! Abracadabra! Oh, Marshmallow! Che carino! A Matthew piacerà un sacco! Oh! Forse no, meglio sistemarlo! Ottimo, la matita è senza gomme! Beh, ne ho una nell'astuccio! Ma dov'è? Ero sicura di averla! Un momento! Gina, mi presti la gomma? Certo, ecco a te! Ops! Ehi, wow! Grazie, molto gentile! Proprio quello che cercavo! Ce l'ha ancora Matthew! Andrò da lui, sarà sorpreso di vedermi! Certo che Matthew vive lontano! Almeno ho già fatto la doccia! Mi serviva una giacca! Non vedo l'ora di incontrarlo! Cosa? Sei così carina oggi? Non ci credo! È con la mia gomma! Che rabbia! Stupido Matthew! Come ha potuto? Non gli presterò più niente! Che posso fare? Gina? Eh? Da quanto sei qui? Usa il temperino. Come? Aspetta, ho capito, grazie. Potevo pensarci prima. Giro il temperino e riempio la cavità con della colla. In modo uniforme fino all'orlo. Poi lascio asciugare. Dovrebbe funzionare. La colla cancellerà la matita. È come una gomma vera. Ora posso completare il disegno. Ho pensato che ti servisse aiuto. Ti ho anche portato questo. Oh, che dolce! Mi dispiace. Dunque, siamo pronti per affrontare una sfida di disegno. Girerò la ruota e vedrò cosa dovrete affrontare. Eccoci! Oh, che bello! Un cuore! È ora di disegnare l'amore! Sì, amo disegnare i cuori e l'amore! So io cosa farò. Inizierò con la parola amore. Wow, quella è stata una giornata fantastica. Era così bella in quel prato. Ok, ora per dare un tocco in più. Aggiungo un cuoricino e poi trasformerò la O in una ragazza. La B sarà un altro cuore. Lei può essere la persona che le piace. Che carino! Ma serve un po' di colore. Questo cuore sarà rosa. Bene, anche questo piccoletto quassù sarà rosa. Ok, ora per gli altri colori. Il vestito sarà viola. Wow, si sta davvero trasformando in qualcosa di speciale. È ora di usare un altro colore. Giallo per i capelli. Starà bene. E penso che avrà un cappello blu e anche un po' di verde sulla sua maglietta. No, io ti amo di più. Con le matite colorate gli darò espressività. Ta-da! Bene, studenti! Vediamo le vostre opere d'arte, per favore. Oh, che cosa? Oh, no! Ehi, tieni la gomma in bocca, per favore. Cosa stai facendo? Aspetta, questa è la mia opera d'arte, giuro. Om nom 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 nom. Mi serve ancora un momento. Quasi fatto. Om nom 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 nom. Ho finito. Ecco, ecco la mia opera d'arte che rappresenta l'amore. Wow, come hai fatto? Sorprendente! Oh mio Dio, è così impressionante! Un bel voto per te! Oh,
posso sedermi qui. Mi limiterò a disfare le mie cose e poi a lavorare sulla bronzatura. Ma cosa indossi? Sul serio? Non riesci a non copiarmi? Ho comprato questa prima di te e lo sai. Fa nulla, non rovinerà la mia giornata. Ah, che bella sensazione, che caldo. Non può essere. Sei tremenda. Oh, ciao. Chi è quello? Le cose sono appena cambiate per il meglio. Aspetta, Annie? Ehi, l'ho visto per prima io. Ora basta. Che sta facendo, Betty? No! Ora ci penso io. Come fa a camminare a rallentatore? Un piccolo movimento di capelli e non potrà resistermi. Eh? Perché non mi guarda? Ma non è mai successo prima. Ehi, come va? Ah, lo sapevo! Non è divertente? Guarda e impara. Ecco come si fa. Vado a fare una bella nuotata. Sta guardando? Bene. Wow! Funziona ogni volta. Wow! Perché fa così freddo? Oh mio Dio, il pezzo di sopra! Devo rimettermelo subito! Non preoccuparti, non credo che nessuno abbia visto. Devi solo allacciare correttamente il bikini. Legalo sul retro e poi avvolgi le cinghie. Poi annodalo davanti. Assicurati solo che il nodo sia bello stretto. Poi basta infilare le cinghie. Grazie mille! Amiche? Ora va meglio. Bene! Mangiamo qualcosa? State bene, ragazzi. Sono invitato anch'io? No. Tanto non volevo venirci. Stavolta premi tu il tasto, Sky. Ok, ecco la ruota. Vediamo un po' quale sarà la prossima sfida. Un unicorno! Ci speravo tantissimo! Oh, questa sì che è una novità. Lexi, dovrai dipingere bendata. Beh, se devo essere bendata, voglio essere io stessa un unicorno. Ah, decoreremo dei biscotti a forma di unicorno, che carini! Ah, di nuovo i grembiuli. Devo mettere la benda sugli occhi. Sky, dove sei? Ci sei ancora? Che c'è laggiù? Sì, ecco il biscottino. Tutto per me, è ora di fare merenda. Lexi, non capisco, non c'è niente laggiù. Ma che fine ha fatto il mio biscotto? È sparito! Cosa è sparito? Sono bendata, non vedo nulla, sai? Ah, un vero mistero. Mi serve un altro biscotto, allora. Ti tengo d'occhio però, Lexi. Dai, cominciamo a decorare i biscotti. Ok, per cominciare ti aiuto io. Ecco la tua glassa. Grazie, Sky, mi metto al lavoro. Sarà dura. Comincio seguendo la sagoma del biscotto. Ecco, e adesso posso riempirlo con altra glassa. Penso stia venendo bene, vero? Sono sicura. Wow, niente male davvero, secondo me. Solo un altro po'. Fatto! Il biscotto è tutto decorato. Adesso con il pennello metterò dell'altra glassa dorata. Prima qui giù in fondo e poi qui in alto sulle orecchie. E naturalmente anche sul corno. Adesso mettiamo gli occhietti al mio unicorno. Ci vuole anche un po' di glassa rossa. Le farò dei cuoricini così. Al posto delle narici, carinissime. Secondo me sono proprio brava. Mi serve questo colore. Che colore sarà? Vabbè. Il mio unicorno ha bisogno di occhi. Via, un altro colore. Deve avere anche le narici per respirare. Importante. Ah, lo so già, sto facendo un capolavoro. Sì, ho finito. Tu a che punto sei? Oh no, non è così che me lo immaginavo. Beh, d'altra parte ero bendata, che posso farci? Il mio è così carino che gli darei un bacetto. Sì, è carinissimo, hai proprio ragione. Perlomeno ho il mio piccolo corno. Adoro andare in spiaggia ed è una bellissima giornata. Mi sembra perfetto qui. Guarda qua, una borsa incustodita. Li prenderò entrambi. E vai. Vediamo se trovo qualcos'altro da rubare.
Adoro quando il sole è così caldo. Aspetta, perché mi sento come se qualcuno mi stesse guardando? Hm? Chi è lì? Ha un binocolo? Oh no, mi ha beccato! Oh, è piuttosto inquietante. Penso che terrò la borsa vicina. Ma sai cosa? Nascondo anche i soldi. Staranno benissimo qui piegati. Certo che... sì, un pannolino forse è meglio. Tiriamo fuori la cioccolata. La metto nel pannolino e la faccio squagliare. Oh sì, tutta squagliata. E ora la spalmo per bene. Sembra schifoso, nessuno ci guarderà dentro. Sono un genio, davvero, non devo più preoccuparmi dei soldi. Oh, si sta alzando! E lascia la borsa e ora mi frego un altro po' di roba. Quanto è ingenua a lasciare le cose qui. Buon per me, però. Wow, non ci credo, che schifo! Forse posso prendere la borsa da sotto il pannolino. No, proprio no, mi fanno troppo schifo i pannolini sporchi. Oh, sta tornando, devo svignarmela. Bella camminata. Oh, guarda, il mio pannolino sporco è ancora qui. Ha salvato i miei soldi e la mia borsa dai ladri. Sicuramente userò di nuovo questo trucchetto. È l'ora dello snack. Oh mio Dio! Non credo a quello che sto vedendo. Sto per vomitare. Il ladro sta scappando. Troppo divertente. Ok ragazzi, è l'ora del picnic. Mangeremo il nostro cibo finto. Oh, che noia. Il telefono di mia sorella. È bloccato. Io lo so. Mi serve il suo viso. Facile. Non svegliarti. Viso, per favore. Non funzionerà senza i suoi occhi. Questo nastro sembra piuttosto resistente. Devo solo aprirle le palpebre senza che si svegli. Devo farlo su entrambi. E... eccole! E ora posso sbloccare il telefono. Quindi... non ha funzionato! Oh? Se solo avesse un aspetto più naturale! Avanti, chiudi la bocca! Cosa c'è che non va in te? Ora sta chiusa, per favore! Smettila di muoverti! Ok, ma così non funzionerà mai! Aspetta un attimo, posso usare questo pezzo di carta trasparente! Lo metterò sulla sua faccia e traccerà il suo viso. Del resto il telefono riconosce le forme generali del viso. Ehi, almeno sta ferma. Devo solo aggiustare la mascella. Perfetto, un capolavoro. Ah! Posso aiutarti? Perché questo disegno mi sembra così familiare? Se vuoi disegnare una faccia, ti basta usare una foto. Levati. Ti mostrerò io come fare. Per prima cosa devi unire le matite. Devi creare qualcosa che assomigli a una H. Vedi? È pronto. Inizia a tracciare il contorno del viso e dall'altra parte avrai lo stesso disegno. Traccia tutti i contorni, vedi? È facilissimo. Non devi saper disegnare. È venuto abbastanza bene, vero? È come guardarsi allo specchio. Ehi! Ha funzionato, a dopo! Qualunque cosa tu faccia, non leggere i miei messaggi e non guardare nella galleria delle mie foto! Che articolo interessante. Devo mettermi il rossetto. Che bello questo colore! Grazie, mamma! Ciao! Ciao, ciao, buona serata! La mia bambina cresce così in fretta. Oh no, la mia camicetta! Ho una macchia di rossetto! E non viene via! Ma ora la sistemo io, questa brutta macchia! Oh, niente da fare! La cipria di Mindy! Avrebbe dovuto usarla. Oh, quasi dimenticavo! Mi serve la cipria. Siediti, ti voglio mostrare una cosa. Ti piacerà? Ok. Ecco un piccolo consiglio. Metti un po' di cipria sul pennello e applicala sulle labbra. Sta ferma. Giusto una piccola spolverata così. Ecco, dovrebbe andare. Dammi un bel bacio. Il rossetto non macchia.
Grazie. Ciao. Ora devo sbarazzarmi di questa. Mai visto un unicorno in carne ed ossa? Adesso sì. Che vi sia di ispirazione. Dov'è la mia penna? Ma come dovremmo disegnare? Bisogna inventarsi qualcosa. Qui ci vuole la valigetta degli artisti. Apriamola e vediamo che cosa c'è. Oh sì, adesso è tutt'altra cosa. Wow, posso usarla anch'io? Ma certo, siamo migliori amiche, no? Tieni. Ma mi hai dato il bianco! Che cosa ci faccio col bianco? Non so che dirti. Ah, e che cosa mi invento adesso? Vuoi una mano? Tieni. E questi da dove li hai presi? Ti guardo le spalle. Adesso sì che posso disegnare. Ci sono! Per cominciare farò un disegno invisibile. Solo io so cos'è. Almeno per il momento. I colori non coprono il bianco. E quindi più colori metto, più il mio disegno si rivela. Ta-da! Vedete che bell'unicorno? Ma si può disegnare qualsiasi cosa, le possibilità sono infinite. Giù i colori! Le piace? Carino. E tu, Ashley? Wow! Ma come ci è riuscita? Le ho dato il pastello bianco. Ho una bellissima rosa. E come prima sfida, disegneremo un'oca. Riuscite a far meglio? Ehi! Wow! Assolutamente sì! Che carina! Ora, da dove inizio? Ma certo! Controlliamo l'inclinazione della penna. Che stai disegnando lì dietro? Voglio vedere la tua tecnica. Smettila di coprire. Che potrei usare qui? Questa mano mi sta ispirando. E so bene come usarla. Prima facciamo il contorno delle dita. Il pollice sarà la testa. E il resto sarà il corpo. Aggiungerò le zampette. I colori fanno la differenza. Quest'oca avrà delle sfumature gialle e marroni per le zampe. Ci sono quasi. Ok, vediamoli. È un'oca, vede? Tocca a me? Beh, che ne pensa? Sono entrambi piuttosto affascinanti. Ma quell'oca ha una marcia in più. Molto bene. Vediamo. Questo sembra un buon posto. È perfetto. Ehi, signorina. Posso aiutarti? Sì, vuoi acquistare una rivista? No. Qui c'è un articolo davvero interessante su... No! Ci sono molte immagini, se è quello che desidera. Ho il mio telefono, perché dovrei leggere una rivista? Vedo, quindi non vuoi una rivista? Che strano. Oh! Oh, c'è sabbia ovunque, accidenti! Che saporaccio! Almeno nessuno mi ha vista. Oh? I miei sandali si sono rotti. Uffa. Non posso calzarli. Fa nulla. Ne comprerò di nuovi. Au, 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 scotta! Perché la sabbia è così calda? Farò finta di ballare e sono comunque carina. In realtà mi sto bruciando i piedi. Oh, perché la spiaggia mi odia così tanto? Non riesco a camminare sulla sabbia. E come farò adesso? Bene, è tornata. Potrebbe mai andare peggio? Aspetta un attimo. Dammeli. Ehi! Ok, prendi questi soldi. Mi piace fare affari con te. Questo è quello di cui ho bisogno. Posso usare queste riviste invece dei sandali. Metterò del nastro adesivo sui piedi. Questo li terrà in posizione. Non sono alla moda, ma vanno bene.
Ora posso lavorare sulla mia abbronzatura. Ottimo, fatti vedere. Ah, sa che dovrebbe leggerle, giusto? Questo mi dà un'altra idea per fare soldi. Mi devo dare da fare. A cosa serve il foglio? Vi piace questo salvadanaio? Ah, ho capito! Inizierò con alcuni cuori. Poi il resto verrà da sé. Ah, Nick sta disegnando. Dovrei provare anch'io. Non mi costa nulla. Wow! Ma è solo polvere di gesso! Vincerò di sicuro questo round. Ancora qualche linea qui. Allora io userò le dita. Questi saranno gli occhi. Vedi? È un maialino! Ma devo fare anche il corpo. Quasi fatto! Quello di Nick è carino. Ma colorato è più bello. Ok, devo aggiungere la coda. Ecco! Fatto! Ed ecco a te il disegno vincente. Ah, non posso alzare il mio. Vediamo. Molto bene. Ma quanta polvere! Ah, ciù! Accidenti, Melanie! Ah, colpa mia!